siamo al 24esimo, risultato che è fermo sullo 0-0. La situazione di classifica con 3 punti, Brescia che si guadagnerebbe uno spazio fuori dalla zona di retrocessione e agguanterebbe proprio il Sassuolo. Attenzione, palla in area e il vantaggio del Sassuolo, vantaggio del Sassuolo con Traoré. Improvviso pallone che è schizzato, raso terra, colto di sorpresa la difesa del Brescia che in poche parole ha bucato completamente l'intervento. Traoré in posizione defilata sul primo palo ha bruciato oltre la difesa del Brescia anche Alfonso, che non era posizionato granché, bisogna dire. Va a festeggiare sotto la curva che ospita la tifoseria neroverde Traoré insieme ai propri compagni. Siamo arrivati al 25esimo del primo tempo, è cambiato il risultato del Rigamonti, Brescia 0 Sassuolo 1, marcatore Traoré, pressione che in qualche modo è stata ripagata dal Sassuolo. Azione sì, molto veloce, molto bella, azione lineare quella della formazione ospite, ma quante responsabilità da parte del portiere del Brescia Enrico Alfonso, lo ricordiamo 31 anni, ex Cittadella, praticamente in diagonale ha calciato Traoré, ma ha fulminato il portiere del Brescia sul suo palo, praticamente non si aspettava forse la conclusione Alfonso, fatto sta che il pallone è passato tra l'estremo difensore del Brescia e il palo, questione veramente di pochissimi centimetri, tutto si è sviluppato sulla destra, insomma sì, il giusto premio per la maggior pressione, soprattutto per la maggior lucidità dalla tre quarti in avanti della formazione allenata da Roberto De Zerbi, meritatamente in vantaggio. Corner Tonali, battuta arretrata per il cross lungo da parte di Sabelli, svetta in area Torregrossa, Pegolo dice no e in due tempi blocca la sfera. Torregrossa, buono lo stacco, non troppo potente il tiro, neanche troppo laterale rispetto alla posizione di Pegolo, che in una posizione centrale, in poche parole, ha inchiodato il pallone al terreno di gioco, ha rischiato con una presa in due tempi. Sassuolo che può ripartire, deve fare attenzione perché il Brescia aggredisce altissimo, perdere un pallone può essere letale, lo fa adesso perché Tonali si incarica di spedirlo verso Bisoli, palla tesa dalla destra da parte di Sabelli, ancora Bisoli, palla centro area, il pari del Brescia, l'ultimo tocco credo sia stato di Balotelli ma è stato annullato, fuori gioco non così plateale, in ogni caso iniziativa del Brescia lodevole, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Sassuolo che ha rischiato di subire il gol del pari. Brescia che ora ha ottenuto un buon break con un calcio di punizione al 7° che ha guadagnato Mario Balotelli, c'è Tonali sul pallone, andrà a piazzare un pallone a centro area come di consueto, palla tesa, arrivano in diversi uomini del Brescia, palla fuori di non molto, è stata un'inzuccata con perfetta scelta di tempo, non è chiarissimo chi abbia colpito, credo sia Cistana. Forse Cistana, sì. Cistana è stato, sì, va a riposizionarsi sulla linea difensiva, l'altro Chanceglior era piuttosto distante, dunque buono stacco di testa da parte di Cistana che non ha aggiustato la mira, ma che gran pericolo che ha creato qui il Brescia. Attenzione, lo stacco di testa e la palla che termina fuori di nulla, ancora un cross di Tonali, ancora uno stacco di testa. Balotelli di testa sul cross pennellato, veramente ricamato di Tonali al centro dell'area, pallone che è uscito veramente di pochissimo, ancora Super Mario. Ancora Balotelli, va giù, ma continua l'azione del Brescia con Torregrossa che schiaccia Pegolo. Va su il pallone, 3 colpi di testa importanti del Brescia, 2 fuori misura, 1 nello specchio, questa volta Torregrossa poteva piazzarla meglio. Attenzione, Balotelli, stacco in area, palla ancora viva, la conclusione ancora murata dal Sassuolo, grande azione sulla destra e cross perfetto per Balotelli, e bisogna dire che la difesa del Sassuolo sta alzando il muro contro questo Brescia, non stanno facendo bene secondo me i laterali del Sassuolo che lasciano partire diversi cross importanti. Sassuolo che riparte, attenzione, zona calcio d'angolo per Bogà, palla fuori per Traoré, Locatelli cercano con una sorta di tiki taka un po' troppo immobile i giocatori del Sassuolo di far breccia nella difesa del Brescia, vengono però allontanati. Ora Rogerio che arriva, ma non di gran carriera, è un po' troppo ferma la squadra di De Zerbi, non credo sia proprio convinto della prova dei suoi, arriva un pallone soffice da parte di Rogerio e il gol del raddoppio.
Caputo ha fatto tutto da solo, spalle alla porta, sembrava pronto a un suggerimento per un compagno di squadra, invece repentino è arrivato un tiro violento verso il primo palo, sorpreso anche qua secondo me Alfonso, ma è stata una giocata improvvisa di Ciccio Caputo, ottavo centro in campionato, e anche qua siamo al 25esimo, è il minuto magico del Sassuolo, andato in vantaggio con Traoré nel primo tempo, raddoppio siglato Caputo al 25esimo del secondo tempo, cambia ancora il parziale a Rigamonti, Brescia 0 Sassuolo 2, entra Donnarumma. Sì Diego, sono d'accordo, una bella giocata importante quella di Francesco Caputo, ex attaccante di Empoli, Virtus Entella e Bari, ma anche in questa circostanza c'è stata la responsabilità dell'estremo difensore del Brescia Enrico Alfonso, che forse anche stavolta ha visto il pallone partire in ritardo, fatto sta che il pallone prima ha toccato il guanto del portiere, poi anche il palo e si è insaccato, conclusione non irresistibile quella di Caputo in girata dall'interno dell'area di rigore, non potentissima ma che ha sorpreso anche stavolta il portiere del Brescia Alfonso. E dunque un gol, se vogliamo, sorprendente e improvviso, al pari di quello di Traoré. Lì è stata una fiammata verticale, mentre per quanto concerne il gol di Caputo, che vi abbiamo raccontato anche con una cronaca a rallentatore, se vogliamo, era un Sassuolo che non stava premendo, non stava forzando sulla difesa del Brescia, che era tutta schierata, e che ha fatto arrivare il pallone a Caputo, ritenendo che avrebbe alleggerito forse alle sue spalle o avrebbe inventato qualcosa, invece ha fatto una mossa improvvisa, spalle alla porta, girata improvvisa, anche passando tra le gambe di diversi giocatori del Sassuolo, palla che, se non vado errato, ha anche toccato il palo prima di finire in rete. Direi che Alfonso se l'è vista sbucare per un raddoppio, direi da rapace dell'area di rigore, Ciccio Caputo, calcio piazzato che non è vicinissimo all'area di rigore ma potrebbe essere interessante per una conclusione a giro, il tiro è teso e finisce sulla barriera, è di Traoré, botta da fuori spaventosa di destro da parte di Berardi, fuori di non molto, dunque Sassuolo che colleziona un'altra occasione da gol su questo calcio piazzato, sugli sviluppi di questo calcio piazzato. Attenzione a Mateiu, bel cross a centro area per Balotelli, interviene Pegolo, doppio intervento, è lontano dalla propria porta, triplo intervento di Pegolo, prima si è opposto a un tiro ravvicinato, poi si è allontanato dai propri pali visto che c'era un giocatore del Brescia che poteva colpire indisturbato, ha fatto scudo col corpo per due volte di fila e dunque anche mini esultanza direi di Pegolo col pugno dopo questo doppio intervento. Finisce qua. Il Sassuolo ha battuto il Brescia a domicilio qui al Rigamonti nella settima giornata di campionato. Parliamo di una gara di recupero per la morte del presidente Squinzi all'epoca. Il Sassuolo in qualche modo lo onora con questo successo. Due gol al 25esimo del primo tempo ci ha pensato Traoré e poi il raddoppio firmato Caputo. Tre punti importanti per il Sassuolo che avanza in classifica. Per il Brescia si spezza un buon momento, ma direi che poteva fare meglio, ha avuto le sue opportunità, direi il commento finale lo affidiamo a Antonello Brughini. Sì, d'accordo, grazie, risultato pesante, Roberto De Zerbi dunque vince a casa sua, vince qui nel suo quartiere di Monpiano, risultato complessivamente giusto perché dopo due vittorie consecutive dunque crolla il Brescia che resta purtroppo per le rondinelle al terzultimo posto in classifica, una partita generosa, generosissima quella della squadra allenata da Eugenio Corini ma del tutto insufficiente nel settore offensivo. 2-3 limpidissime palle gol gettate al vento dal Brescia con Torregrossa, con Donnarumma, con lo stesso Balotelli per il Sassuolo che torna al successo dopo tre pareggi di fila, insomma un risultato veramente molto molto importante. Grazie a Torello Brughini, grazie a Giulio Grassia per la sua assistenza tecnica, vi salutiamo, la linea torna a Saxa Rubra, ribadiamo quello che è successo in questa partita di recupero della Serie A, il successo per 2-0 del Sassuolo in casa del Brescia, tutte e due le squadre salutano i propri tifosi che hanno sostenuto le formazioni in questo match del mercoledì, linea che come dicevamo torna ora in maniera definitiva agli studi di Saxa Rubra.